posizione. Non si sente, peraltro. Un po' così. Si sente male, così? Lontano e gridando di più. Va bene così, signore. Allora, Flavio ha parlato di posizione, di collocazione, di rapporto all'oggetto di cui si parla, all'oggetto critico. E mi piace accennare alle posizioni, come anche Flavio ha fatto, che ci collegano. E intanto mi capita spesso di fare questo riferimento, l'ho già fatto anche in presenza di Enrico Crispotti, quindi mi scuso con lui di ripetermi, ma agli studenti talvolta mi viene da dire tra il 56-57 e il 63 Enrico Crispotti ha scritto un lungo saggio su Pollock in relazione alla mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, ha curato le mostre di Burri, Fontana, scrivendo Carriera Barocca di Fontana nel 59, quindi il saggio su Burri, ma prima iniziato il progetto di mostra di Burri, iniziando la mostra di Burri con Lotti Vedova, che è la prima in cui si impegna intorno all'opera di Burri. Ha curato le retrospettive di Fontana e di Burri all'Aquila, realizzando però con alternative attuali delle complesse macchine storico-critiche, nelle quali finivano forse le prime opere di Andy Warhol, altri pop, prima che arrivino alla Biennale di Venezia. Si è occupato approfonditamente del futurismo torinese, ha realizzato omaggio a Dalla, e altre cose, altre quisquilie che adesso mi sfuggono, oltre che lavorare e far partire il collettivo della Galleria Notizie, lavorare con Luciano Pistoi, a Torino, una delle gallerie fondamentali degli anni 60. Arrivando al 63, Crispotti a 30 anni. Tutto questo viene prima, tra i 24 e i 30 anni. E questo lo dico non per questo fa, e se pure... Va bene. E certo, anche nel senso che non l'ha fatto, questo è vero. Grazie.
sviluppa una riflessione a posteriori che tocca i temi che stiamo affrontando nel riflettere su questo volume, che è un volume importante in una storia della storiografia o in una storia della critica d'arte. Perché certamente è un ottimo e importante modo di riavvicinare testi altrimenti dispersi, ma già nel volume ci sono tutta una serie di riflessioni che vanno oltre. Metodologicamente, come diceva anche Flavio, è molto importante leggere l'intervista, come si arriva a cosa c'è dietro le quinte dell'organizzazione delle relazioni. Accennavo appunto alla riflessione svolta da Crescotti nel 96, pensando al tentativo che lui effettuò alla fine degli anni 50 sempre, di accostare Curi e Fontana in un trittico con Mannucci. Operazione che poi non si realizzò, doveva essere premiato da Mannucci. E quello però è un indice di un rapporto che va dentro e oltre quanto diceva Fabio, sottolineando l'attenzione per le opere. L'apertura critica consiste anche nel proporre, al di là della conoscenza diretta, un impianto, per esempio, di confronti. Non è un caso che la prima operazione storico-critica che Crescotti svolge su Burri sia quella volta del 57, Burri comprò Vedova alla Galleria La Salita di Roma, sulla quale si soffermano poi tanto Crescotti quanto Nicoletti nelle loro preletture, perché voleva dire avvicinare ad un certo clima o cercare di sottrarlo ad un altro clima, qual era quello di una certa arte a Roma di quel momento. Tentativo che, devo dire, probabilmente si può dire fallito o non riuscito, nel senso che poi prevalgono altre logiche, anche se dentro quella particolare autonomia che era proprio il Burri, che era difficile tornare in una situazione. Ricordiamo che Burri all'interno di tutta la vicenda dell'arte fondamentale tra il 45 e i primi anni 60 ha sì aderito ad un pseudo movimento, gruppo origine, un pseudo gruppo, ma l'ha fatto con la mano sinistra. Alla sera dell'inaugurazione non è andato neanche alla struttura del mostro. E ne abbiamo messo sì, è vero che è un caso, era già in un gruppo che nel momento stesso in cui si presentava era già in un certo senso chiuso lì. Accendo questo perché anche queste riflessioni relative alle connessioni, ai collegamenti, ai confronti, sono state importanti proprio anche proprio in un'epoca in cui Burri, che operava nell'ambito delle mostre, quindi nell'ambito pubblico dal 47 sostanzialmente, che comincia a essere Burri dal 1950 agli occhi della critica più avveduta, e da quella americana dal 53 per quella italiana in modo più consapevole solo a partire dal 56 o dal 60, dipende da dove posizioniamo un apprezzamento e una comprensione più di. Accenni appunto quindi al posizionamento che riguarda il posizionamento
e conduce ad una riflessione sulla portata dell'esistenzialismo in Burke. Un esistenzialismo che si rivela in questa relazione con la componente materica, che non è solo materia in quanto scelta di un materiale, è materia forma, è materia colore, è materia cultura, ma è materia comunque, sacco, eccetera. C'è una questione perché fino al 56 o ancora oltre la critica italiana e anche gli artisti, ne parlavamo l'altro giorno, alcuni artisti facevano fatica ad accogliere come pittura, se non addirittura come arte, l'opera di Burke. Per cui l'esistenzialismo come materia è, o meglio, l'esistenzialismo è materia e questa attenzione per l'aspetto materico delle opere di Burke come esplicitazione di una dimensione esistenziale che si collega al Sartre del Perato, al Sartre scrittore, romanziere, sì, e quindi a quel racconto di carne ferita, se non anche di muro e di nausea, ma soprattutto che riconduce a quelle allusività alle quali facciamo riferimento Flavio Berlone. Devo dire che è una prospettiva importante, e la lascio appunto come domanda, quanto sia una dimensione critica messa in luce anche attraverso il dialogo e che, come dimostra efficacemente Nicoletti, viene anche dalla conoscenza del Sartre filosofo mediata da, soprattutto dal pensiero delle coetanee e quindi da un filosofo italiano che avevano letto anche l'aspetto filosofico in modo puntuale. E questo aprirsi verso una dimensione esistenziale mi piace, ricondurre però qualcosa che va oltre la materia, proprio nel momento in cui si spostasse l'attenzione dalla dimensione narrativa di Sartre a quella filosofica. Lo dico semplicemente perché qualche tempo fa, a proposito di metodologia di confronto, il Museo di Lugano, Giacometti e Fontana. Dottori che chiaramente aprono in questo stesso contesto altre direzioni e evidentemente anche se è un tentativo che meriterebbe anche ulteriori considerazioni, il punto di congiunzione in quel caso si sposta sul piano dello spazio, principalmente, a mio avviso. Tanto che le coincidenze che è facile reperire dal punto di vista dei testi tra uno degli scritti fondamentali di Giacometti, segno spinge nella morte di T nel 46, ed il testo di Sartre, l'essere nulla, all'interno del quale a un certo punto entrambi si trovano in un caffè. Giacometti racconta di ritrovarsi dopo aver assistito alla morte di una persona che era suo compagno di viaggio, quasi casualmente, di trovarsi in un caffè di Parigi e attorno a sé, in una condizione quasi perdita dell'orizzonte, cercare di rappresentare lo spazio e elabora tre disegni che sono fondanti di alcuni suoi lavori successivi, forse anche della mezza relazione per certi versi al Palazzo del 4 di Mattina, che è uno dei suoi capolavori dei primi anni 30, fondanti anche di certi sviluppi
persona perfetta e prima ancora che questa arrivi, di come tutto lo spazio si fosse riempito di queste persone, dicendo: ciò che si offre all'intuizione è un palpito di nulla, il nulla dello sfondo, il cui annullamento esige l'apparizione della forma, ed è la forma svega che scivola come un niente sulla superficie dello sfondo. Comunque questo investire nello spazio la presenza di uno sfondo che è lo sfondo del tempo, lo sfondo della percezione o della impossibilità di percezione di una figura assente, che però c'è qualcosa che ha a che fare con la comunità, che forse può avere a che fare in modo apparentemente agli antipodi contraddittorio con lo spazio di Fontana, dove però il concetto proprio di spazio è diverso, perché è l'ambiente che nella sua continuità viene percepito come dimensione complementare alla presenza. Fontana non era esistenziale, leggeva Sartre, ma non credo, non era esistenzialista. Giacometti non poteva non averlo letto, perché gli scriveva testi di Sartre, per cui qualcosa deve aver letto, e Giacometti è sicuramente più esistenziale o esistenzialista di Fontana. Però il clima permette in quel momento delle traslitterazioni che vanno a coinvolgere anche questo legame apparentemente fuori luogo tra un Fontana e un Giacometti. L'esistenzialismo rimane una categoria tra il filosofico e il critico che non è stata così presa in esame nel leggere la storiografia del tempo, pur essendo sotto traccia molto presente. Credo che questo testo e anche la lettura che ti sto dando, quanto aveva scritto in quell'epoca, soprattutto dalla fine degli anni 50, del 63, che non arrivava al 67, dove sarebbe un'altra cosa che ho sentito lasciato, ma è quella mostra di Arezzo dove, a proposito di confronti, c'è questo apparentemente attardato, in realtà molto significativo dialogo tra Burri, Cagli, Lutuso, Fontana, Moreno e Lotti, che segna una serie